un 2 3 Marte. La musica. Allora, 2025, ragazzi, ci siamo. 2025. Ovviamente lo festeggeremo il 31, il primo, però sarà anche il decimo anno senza Pino Daniele. Io devo dire che da quello che sento, da quello che mi raccontano, la città, e non solo Napoli, si sta preparando veramente alla grande per celebrare questo anniversario veramente triste, 10 anni senza Pino. E queste celebrazioni cominciano proprio, secondo me, grazie a questo disco che credo sia uscito oggi, e vi presento e accolgo Andrea Tammaro, che è pianista e fondatore di questa band. Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori, come si usa dire, insomma. Senti, è uscito oggi questo disco, lo trovano? È uscito questa mattina e ce lo stiamo ascoltando ossessivamente dalle 7. E com'è il risultato? Siete felici? Avete pensato a Pino? Noi Pino ce l'abbiamo cucito sulla pelle, perché siamo i 2G famosi, no? Siamo, sì, come i sudamericani e i nordafricani che sognano la loro terra. Noi siamo a Milano e con Pino abbiamo raccontato sempre la nostra storia, l'abbiamo vissuto sulla pelle, come dicevo, in ogni parola che diciamo, in ogni atto che facciamo tutti i giorni, i modi di dire che ci scambiamo quando suoniamo sono spesso e volentieri quelli di Pino, magari non quelli della famosa Parlesia, però sicuramente delle sue canzoni. Senti Andrea, correggi la mia pronuncia, Isaccio parla solo italiano e napoletano purtroppo, allora Tarumbò caribegno? Tarumbò come la musica di Pino, certo, di tarantella e blues, certo. Caribegno come i ritmi che suoniamo da sempre, è il vostro collettivo, come si chiama? Descarga Lab, Descarga come la jam session cubana di percussioni, Lab, perché chiamarci collettivo era un po', lo consideravamo fuori tempo e quindi ci siamo chiamati laboratorio. Però voi siete un collettivo, voglio dire, che mescola ritmi caraibici ma anche tanto impegno sociale, per cui complimenti. Questo disco si apre con una versione, ma Marina Puglia è napoletana o sbaglio? Marina Puglia purtroppo è asceota, quindi è campana, ma ancora non possiamo considerarla napoletana sugli effetti. Certo che conosce Napoli palmo palmo, perché nel nostro impegno sociale noi facciamo turismo responsabile e veniamo a visitare Napoli con tanta gente. Allora il disco si apre, io vi faccio sentire 3 pezzi, ovviamente 1 minuto e mezzo ognuno, poi ognuno se lo va a cercare questo disco, che io trovo, io mi sono emozionato Andrea, l'ho avuto in anteprima qualche giorno fa da Claudio Poggi, che tra l'altro è il produttore di Terra Mia, il primo a credere in Pino Daniele, me l'ha mandato qualche giorno fa, mi sono veramente emozionato. Questa versione di Terra Mia che apre il disco è proprio forte, aspetta che la faccio sentire, vediamo pure la nostra comitiva che cosa ne pensa, vai! Terra mia, come speglio
ci stai trasportando a Santiago de Cuba, devo dire. E questa è Napoli. È Napoli, ma questa è anche la conferma di Pino che appartiene al mondo con i suoi suoni caraibici, blues, suoni di tutto il mondo che ha saputo portare nella canzone napoletana. Questo è il presupposto base. La nostra scelta è di cuore, perché noi amiamo Pino, è un amore incondizionato il nostro verso Pino. Però sì, con il genere che suonavamo noi, che abbiamo sempre suonato, che suoniamo professionalmente, l'abbiamo sempre trovato assolutamente coerente, e quindi abbiamo scelto di fare questa versione che rafforza la parte ritmica e dà tutta la potenza vocale della nostra straordinaria cantante. Chiaramente, a questo pezzo che è immenso. Chiaramente anche voi siete dei coraggiosi, perché rifare rifare Pino, guarda, mentre parlo con te una valanga di messaggi che dicono emozionante, bravissimi, poi sempre qualcuno che dice Pino non si tocca, e invece dovete continuare. Io lo dico sempre, Pino non deve diventare un vecchio soprammobile chiuso in una cristalliera, chiamavo mia zia, insomma. Ma io, ecco, ma io guarda chi dice che Pino non si tocca, gli dico che ha solo ragione. Il problema è che fare operazioni di nostalgia quest'anno non serviva a niente, e quindi abbiamo provato un nuovo linguaggio. Allora aspetta, Andrea, aspetta, voglio far sentire subito Femmena, ok? Vai, aspetta, vai, un minuto di Femmena. Femmena, siempre con ojos y olorosos, vas a terminar el siglo. La mano en los cabellos, me encantas cuando chillas, háblame más, yo te quiero a mi manera, quisiera parecer a ti para no tener más miedo. Quédate así, ma baby, si eres enojada no hablar. Quédate así, ma baby, yo solo no cambiar. Grande, grande, bellissima Andrea, complimenti. Come avete scelto le canzoni? Con il cuore. Con il cuore solamente, e poi a intuito. Noi conosciamo tutta quella fase del repertorio di Pino, e quindi tutte quelle, abbiamo una serie che si ricordavano il tradizionale cubano, quindi Donna Concetta, Terra Mia, poi alcune come questa ci sembravano, non dico delle incompiute, Pino non stava bene, non poteva suonare con le orchestre in quel periodo, e fa una versione con Carol Steele dal vivo che ci emoziona tantissimo. Noi abbiamo provato a quadrarla in una versione studio da agitando di compiutezza, oppure quando lui in live show fa Buono Guaglione, sì, c'è sta chi ci pensa in una versione assolutamente improvvisata. È vero, e noi abbiamo provato a quadrarla ritmicamente nel latin, guardate, e a riportarla in una versione studio. Avete capito? Loro hanno fatto anche un lavoro, hanno quasi completato certe performance che aveva già portato in scena Pino. Senti Andrea, io mi auguro di avervi in studio appena sarete a Napoli, Presto, prestissimo. Ecco. Adesso ci aspettano a Udine, dobbiamo portare Pino in giro a chi non lo conosce, i sudamericani e ai settentrionali. Dovete portarlo ovunque, Pino Daniele, con i suoi suoni internazionali. Andrea, sì. Io chiudo con un minuto di Notte che se ne va, e vi abbraccio tantissimo. Grazie, noi bravi. Noi abbracciamo te e tutti i napoletani. Bravi, bravi, e bravo Claudio Poggi. Notte che se va. En el ruido de quien trabaja en la tarde, noche estrecha para dormir, cierra los ojos y no puede entender, noche de quien siempre fuma, porque el tiempo debe pasar, noche de quien goza, toca las puertas, dice no soy nadie. Quien quiere emborrachar.
aperta per te, sì? Mamma mia! Lorenzo! Sì, super! Sì. Grande, grande operazione! Comincia così il 2025 per Pino Daniele, che da 10 anni c'è ancora più di prima, ecco, lo voglio proprio dire. Allora, Robè, tu che sei più poliglotta, come si chiama il disco? Mi chiedono Tarumbò Caribegno. Caribegno, sì. E invece la band è Descarga Lab. Ecco, va bene. Allora, ragazzi, 339-666-9990. Voi mi da dicere sinceramente se aggiù fatto buona va a fa conoscere lo studisco, perché per me è una bomba, è questa voce di Marina Puglia, devo dire, da Ascea, è veramente straordinaria. Viva Pino! Viva Pino!